Capitolo 20. Non visitiamo il Kashmir. Padre, vorrei invitare il mio maestro e quattro amici ad accompagnarmi in un viaggio alle pendici dell'Himalaya durante le vacanze estive. Posso avere 6 biglietti ferroviari per il Kashmir e una somma di denaro sufficiente a coprire le nostre spese di viaggio? Come prevedevo, mio padre scoppiò a ridere di cuore. Questa è la terza volta che mi racconti la stessa storia. Non mi avevi già fatto una richiesta simile l'estate scorsa e l'anno precedente? All'ultimo momento Sri Yukteswar si rifiuta di partire. È vero, padre, non so perché il mio guru non voglia darmi la sua parola definitiva sul Kashmir. Tuttavia, se gli dirò che mi sono già procurato i biglietti grazie a voi, ho idea che questa volta consentirà intraprendere il viaggio. Mio padre, al momento, non era convinto. Ma il giorno seguente, dopo qualche bonaria frecciata, mi consegnò 6 biglietti e un rotolo di banconote da 10 rupie. Non penso proprio che per il tuo ipotetico viaggio occorrano questi supporti pratici, osservò. Ma eccoli comunque. Quel pomeriggio mostrai a Sri Yukteswar il mio bottino. Benché egli sorridesse del mio entusiasmo, le sue parole furono evasive. Mi piacerebbe andarci, staremo a vedere. Non fece alcun commento quando chiesi a Kanai, suo giovane discepolo dell'ashram, di accompagnarci. Invitai anche altri 3 amici, Rajendranath Mitra, Jyoti Naddi e un altro ragazzo. La data della nostra partenza fu fissata per il lunedì successivo. Il sabato e la domenica rimasi a Calcutta, dove, nella mia casa paterna, si celebravano i riti di matrimonio di un cugino. Arrivai a Serampur con i bagagli lunedì mattina presto. Rajendra mi venne incontro sulla porta dell'ashram. Il maestro è uscito a fare una passeggiata, si è rifiutato di partire. Sebbene addolorato, ero ugualmente deciso a non desistere dal mio proposito. Non offrirò a mio padre una terza occasione per mettere in ridicolo i miei chimerici progetti di recarmi nel Kashmir. Forza, noi ci andremo comunque. Rajendra fu d'accordo. Lasciai l'ashram per andare a cercare un domestico. Kanai, come ben sapevo, non avrebbe intrapreso il viaggio senza il maestro e occorreva qualcuno che si occupasse dei bagagli. Mi venne in mente Behari, che in passato aveva lavorato presso la mia famiglia e che ora era a servizio da un insegnante di Serampur. Mentre camminavo di buona lena, mi imbattei nel mio guru, di fronte alla chiesa cristiana nei pressi del tribunale di Serampur. «Dove stai andando?» Sri Yukteswar era serio in volto. «Signore, ho saputo che voi e Kanai non intendete partecipare al viaggio che avevamo in programma. Sto andando a cercare Behari. Come ricorderete, l'anno scorso egli era così desideroso di visitare il Kashmir che si era offerto persino di prestare servizio senza alcun compenso. Ricordo, ciò nonostante non penso che Behari sarà disposto a partire». Ero esasperato. Non aspetta che questa opportunità con ansia. Il mio guru, in silenzio, riprese a camminare. Io raggiunsi ben presto la casa dell'insegnante. Behari, in cortile, mi salutò con affettuosa cordialità, che svanì all'istante non appena menzionai il Kashmir. Mormorando qualche parola di scusa, il domestico mi lasciò e entrò nella casa in cui lavorava. Attesi una mezz'ora, tentando nervosamente di rassicurarmi sul fatto che il ritardo di Behari fosse dovuto ai preparativi per la sua partenza. Alla fine bussai alla porta d'ingresso. «Behari è uscito dalla porta di servizio circa 30 minuti fa», mi informò un uomo con un vago sorriso sulle labbra. Me ne andai sconsolato, domandandomi se il mio invito fosse stato troppo imperioso o se invece non fosse all'opera l'influenza invisibile del maestro. Passando davanti alla chiesa cristiana, vidi di nuovo il mio guru che mi veniva incontro camminando lentamente. Senza attendere che gli riferisse alcunché, esclamò: «E così Behari non è voluto venire? E ora quali sono i tuoi progetti?» Mi sentivo come un bimbo recalcitrante, fermamente deciso a sfidare l'autorità paterna. «Signore, chiederò a mio zio di cedermi temporaneamente il suo domestico, l'Aldari». «Va a trovare tuo zio se vuoi», rispose Sri Yukteswar con un risolino. «Non penso tuttavia che resterai soddisfatto della visita». In apprensione, e tuttavia con spirito ribelle, lasciai il mio guru ed entrai nel tribunale di Serampur. Il mio zio paterno, Sarat Ghosh, procuratore di Stato,
mi accolse affettuosamente. «Parto oggi con alcuni amici per il Kashmir», gli dissi. «Da anni desidero ardentemente compiere questo viaggio in Himalaya». «Ne sono felice per te, Mukunda. C'è qualcosa che posso fare per rendere più confortevole il tuo viaggio?» Incoraggiato da queste parole gentili, dissi. «Caro zio, potreste forse concedermi il vostro domestico, l'Aldari?» La mia semplice richiesta ebbe l'effetto di un terremoto. Mio zio sobbalzò così violentemente che la sua sedia si rovesciò, i fogli che erano sulla scrivania volarono in ogni direzione e la sua pipa, un narghilè munito di un lungo cannello di cocco, precipitò a terra con un gran fracasso. «Giovanotto egoista!» gridò, fremendo di collera. «Che idea inaudita! Chi si occupa di me se ti porterei via il mio domestico in uno dei tuoi viaggi di piacere?» Dissimulai la mia sorpresa, riflettendo su come il repentino voltafaccia del mio amabile zio fosse solo un ulteriore enigma in quella giornata all'insegna dell'incomprensibilità. Battei in ritirata, uscendo dal tribunale con passo più rapido che dignitoso. Ritornai all'ashram, dove i miei amici erano riuniti in trepidante attesa. In me si stava via via rafforzando la convinzione che dietro l'atteggiamento del maestro vi fosse qualche motivo sufficiente, sebbene estremamente recondito. Fui colto dal rimorso per aver cercato di oppormi alla volontà del mio guru. «Mukunda, ti dispiacerebbe rimanere ancora un po' qui con me?» domandò Sri Yukteswar. «Rajendra e gli altri possono avviarsi ora e attenderti a Calcutta. Vi sarà tutto il tempo per prendere l'ultimo treno della sera che parte da Calcutta per il Kashmir». «Signore, non mi importa di andarci senza di voi», dissi addolorato. I miei amici non prestarono la minima attenzione alla mia osservazione. Chiamarono una carrozza a Nolo e partirono con tutto il bagaglio. Kanai e io rimarremmo a sedere tranquillamente ai piedi del nostro guru. Dopo una mezz'ora di completo silenzio, il maestro si alzò e si diresse verso la veranda al secondo piano, dove si consumavano i pasti. «Kanai, per favore, servi il pasto a Mukunda, il suo treno parte fra poco». Alzandomi in piedi dalla coperta sulla quale ero seduto, barcollai improvvisamente per la nausea e una terribile sensazione di sconvolgimento allo stomaco. La fitta lancinante fu così intensa che credetti di essere stato scagliato d'un tratto in qualche violento inferno. Brancolando alla cieca verso il mio guru, stramazzai dinanzi a lui, assalito da tutti i sintomi del terribile colera asiatico. Sri Yukteswar e Kanai mi trasportarono fino al soggiorno. Nello spasimo della sofferenza gridai: «Maestro, rimetto a voi la mia vita!» poiché credevo che fosse davvero sul punto di defluire dalle rive del mio corpo. Sri Yukteswar poggiò il mio capo sul suo grembo, accarezzandomi la fronte con angelica tenerezza. «Ora comprendi ciò che sarebbe accaduto se ti fossi trovato alla stazione con i tuoi amici?» disse. «Ho dovuto prendermi cura di te in questo strano modo, poiché hai scelto di mettere in dubbio il mio giudizio sull'opportunità di mettersi in viaggio in questo momento particolare». «Finalmente compresi. Giacché i grandi maestri di rado ritengono opportuno manifestare apertamente i propri poteri, un osservatore casuale degli avvenimenti che si erano succeduti nel corso della giornata li avrebbe ritenuti del tutto naturali. L'intervento del mio guru era stato troppo sottile per suscitare sospetti. Egli aveva esercitato la propria volontà attraverso Beari, mio zio Sarada, Rajendra e gli altri, in maniera così poco appariscente che tutti probabilmente, ad eccezione di me, pensarono che si trattasse di situazioni logiche e normali. Dato che Sri Yukteswar non mancava mai di osservare i propri obblighi sociali, diede istruzioni a Kanai di andare a chiamare uno specialista e di avvisare mio zio. «Maestro», protestai, «voi soltanto potete guarirmi. Sono in uno stadio troppo avanzato per qualsiasi medico». «Figliolo, tu sei protetto dalla divina misericordia. Non preoccuparti del medico. Non ti troverà in questo stato. Sei già guarito». Alle parole del mio guru, le sofferenze strazianti si placarono. Mi sollevai a sedere sul letto debolmente. Poco dopo arrivò un medico e mi visitò con cura. «A quanto pare avete già superato il peggio», disse. «Preleverò dei campioni per gli esami di laboratorio». La mattina seguente il medico arrivò in gran fretta. Ero seduto a letto, di buon umore. «Bene, bene, eccovi che sorridete e chiacchierate, come se non vi fosse trovato faccia a faccia con la morte»,
mi diede qualche colpetto sulla mano gentilmente. Quasi non credevo di trovarvi vivo, dopo aver scoperto, esaminando i campioni, che eravate affetto da colera asiatico. Siete fortunato, giovanotto, ad avere un guru dotato di poteri divini di guarigione, ne sono convinto. Concordai di tutto cuore. Mentre il dottore si apprestava ad andarsene, Rajendra e Addy si affacciarono alla porta. Il risentimento sui loro volti si trasformò in compassione non appena videro il medico e poi il mio aspetto emaciato. Ci siamo arrabbiati quando non sei venuto alla partenza del treno di Calcutta, come eravamo d'accordo. Ti sei ammalato? Sì. Non potei fare a meno di ridere quando i miei amici posero il bagaglio esattamente nello stesso angolo in cui si trovava il giorno precedente. Citai. C'era una nave che per la Spagna salpò. Non appena arrivò, subito indietro tornò. Il maestro entrò nella stanza. Mi concessi una libertà da convalescente e gli presi amorevolmente la mano. Guruji, dissi. Fin da quando avevo 12 anni ho compiuto molti tentativi di raggiungere l'Himalaya senza alcun successo. Sono ormai convinto che senza le vostre benedizioni la Dea Parvati non mi riceverà.